di essere qua e ringrazio i presentatori che hanno accettato di venire, il giornalista Felice Cavallaro, il senatore Marcello Dell'Utri, che anzi ringrazio perché prima visitando la biblioteca di Salemi ha manifestato la sua disponibilità ad aiutarci, essendo come tutti sapete un grande bibliofilo, e ha promesso che ci aiuterà con la biblioteca di Salemi. Dietro pagamento. Il suo pagamento sarà il prezzo di una casa di Salemi, quindi avrà un euro. Allora, proseguiamo questa sera con la presentazione di un libro che, come avevamo già detto l'altra volta, oltre ad essere evidentemente interessante e ben scritto, tratta di un tema di bruciante attualità, molto controverso. Tutti voi conoscerete almeno per grandi linee questa vicenda, che forse è la più complessa sul piano giudiziario, sul piano umano, che anche in questi giorni stiamo vedendo svilupparsi. È chiaro che ci stanno opinioni profondamente diverse su un tema così complesso. La presentazione di questa sera non ha fra i presentatori una persona che abbia una posizione apertamente colpevolista. Abbiamo cercato, io ho invitato personalmente moltissime persone e ho trovato grande difficoltà. Proprio questo dimostra quanto sia in qualche modo sentita emotivamente la situazione di cui parleremo questa sera. Spero che in altre occasioni potremo ascoltare anche altri punti di vista. Ma questa sera Felice Cavallaro, che è venuto qui appunto gentilmente a presentarci, avrebbe voluto che ci fosse una persona fra le tante, oltre ovviamente i magistrati, che ritengono Bruno Contrada colpevole di quanto gli viene attribuito. Non ci siamo riusciti, e ne abbiamo invitate veramente moltissime. Comunque, credo che quello che ascolteremo questa sera ci permetterà di fare passo avanti nel tentativo di comprendere i contorni di questa storia. Grazie ancora, do la parola al nostro sindaco.